Buongiorno carissimi, bentrovati in questo sabato della 33esima settimana del tempo ordinario, oggi in memoria della presentazione della Beata Vergine Maria. Accenni nei Vangeli di questo evento che ha riguardato la vita della Vergine non ne troviamo, se non nel protovangelo di Giacomo. Però c'è da dire che la liturgia della parola di oggi, se andiamo a vedere, la prima lettura è tratta dal libro del profeta Zaccaria, siamo al capitolo 2, versetti 14-17, è il terzo degli 8 oracoli che il profeta racconta. Gioisci figlia di Sione, si racconta di una gioia che il popolo è chiamato a vivere, perché quella gioia è datata dalla presenza del Signore in mezzo al suo popolo. E allora ecco perché il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, che ascolteremo oggi, tratto dal capitolo 12 di Matteo, siamo ai versetti 46-50, ecco c'è Maria insieme ai fratelli e parenti di Gesù che desiderano interagire con il Signore. Bene, cosa succede? Che Gesù stesso dice chi sono i miei fratelli, chi è mia madre, mie sorelle, sono coloro che fanno la volontà di Dio, ascoltano la parola, come ha fatto Maria, e cercano e si impegnano per grazia di Dio a fare la volontà del Signore. Allora comprendiamo molto bene come la festa della presentazione della Vergine Maria ci dice una cosa molto vera, che il Signore è presente dinanzi a noi. Si fa vivo e presente nella nostra vita e noi stessi siamo chiamati un po' a presentarci davanti a Lui per desiderare sempre di più di ascoltarlo e di mettere in pratica la sua parola come ha fatto la Vergine, perché il Signore innalza gli umili e abbassa i potenti dai troni, così come ascolteremo anche nel Salmo responsoriale di oggi del Magnificat. La volontà di Dio diventa veramente importante perché noi siamo chiamati a vivere la nostra vita in maniera molto dinamica. E allora oggi pensiamo un po' come solitamente ci presentiamo dinanzi al Signore. Oggi ci presentiamo davanti alla Vergine Maria chiedendo a lei di aiutarci a cercare sempre la volontà del Signore, perché sei a lei a guidarci con la sensibilità che le compete e che la caratterizza come madre, ecco, di avvolgerci della sua bellezza, della sua dolcezza e di portarci sempre di più ad ascoltare suo figlio Gesù. Bene, auguro allora a ciascuno di voi una buona e santa giornata e permettetemi un augurio particolare oggi a tutti i carabinieri, perché oggi è la Virgo Fidelis e quindi è festa la patrona dell'Arma dei Carabinieri. Bene, un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata.